Buonasera e benvenuti a quest'altra recensione di Recensioni Veloci. Questa sera parleremo del Samsung Galaxy Tab E. Bene, ormai testato da tantissimo tempo, è uno dei tablet migliori che io abbia potuto utilizzare. Perché ho scelto questo? Per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Infatti il Galaxy Tab E, rispetto al costo, ha delle prestazioni sicuramente notevoli. Andiamo a vedere qualche dettaglio di questo particolare. Tra l'altro, a suo tempo ho acquistato a soli 100 euro, che per un tablet da 10 pollici quasi è sicuramente un ottimo prodotto. Le sue caratteristiche, come da tabella appunto di specifiche della Samsung, ha un processore da 1.3 GHz con un quad core all'interno, uno schermo TFT con la risoluzione da 1280x800 da 9,6 pollici, quasi 10 pollici, 16 milioni di colori, una fotocamera da 5 megapixel, mentre una frontale da 2 megapixel. Quindi niente di straordinario. La registrazione video avviene con modalità in HD, mentre la riproduzione è in Full HD. Memoria interna da 8 GB di ROM, entra un supporto della scheda esterna sino a 128 GB. Abbiamo lo sportellino laterale per l'inserimento della scheda. La parte superiore ha l'ingresso per il jack, quindi l'ingresso audio, mentre questo è l'ingresso per l'alimentazione e il collegamento appunto al PC. I tasti laterali per l'audio e l'accensione. Come vedete, questa è la fotocamera e il microfono. Il Galaxy Tab si presenta comunque con un ottimo design, molto leggero, appena 500 grammi, ma è molto molto veloce. Infatti le applicazioni viaggiano davvero molto veloci, a parte il sistema che è estremamente reattivo del touch. Possiamo vedere, che ne so, YouTube. Per esempio la riproduzione su YouTube avviene molto velocemente. L'audio è anche decisamente molto alto. Come potete vedere, anche la rotazione è immediata, viaggia benissimo, quel filmato è in Full HD, quindi lo riproduce molto in fretta, per fortuna. Sulla barra superiore abbiamo la possibilità di attivare e disattivare i controlli relativi al Wi-Fi, la posizione, il suono, la rotazione dello schermo, il Bluetooth, risparmio energetico, la modalità multischermo, oltre al controllo della luminosità e dell'audio, un po' come tutti tanti dispositivi del genere. Su applicazione molto reattiva, abbiamo la gestione con sistema Android. Che dire, molto reattivo, ma soprattutto un'altra cosa molto interessante, per esempio, il suo sistema quad core, per esempio, permette di gestire anche un sistema come il MAME, e scaricando MAME Droid, per esempio, come ho fatto io, potete giocare agli emulatori sul vostro tablet. Utilizzando un gamepad, che potete trovare la recensione di questo GameServe che ho recensito tempo fa, che nasce già col sistema di collegamento, quindi con un sistema OTP che viene riconosciuto dal tablet. Come potete vedere, potete giocare . Non c'è tanto da dire su questo dispositivo, chi lo conosce sa già che cosa si tratta, chi non lo conosce può semplicemente sapere che è un dispositivo Android che funziona molto velocemente, molto pratico, con un display molto luminoso, leggero. Vi consiglio anche una custodia, che questa acquistata appunto su Amazon, molto economica, che vi permette appunto di proteggerlo. E che dire, un tablet è necessario sicuramente, la scelta di un Galaxy Tab E, questa è la modalità solo wifi vi ricordo, è sicuramente una scelta azzeccata. Quindi alla prossima recensione di Recensioni Veloci.